Ciao a tutti e a tutte, siamo qui da Avalon. Allora, vi avevamo mandato una piccola pillola ieri sera che siamo arrivati dopo una giornata di cammino da quasi 27 km, eravamo abbastanza cotti. Oggi direi che ci siamo rilassati. Che ne dite? Come è stata la nostra giornata? Ce la siamo presa? Dai, Giovanni. Oggi giornata coccola qui ad Avalon, bellissima, poi piena di cerimonie, una giornata densissima di cerimonie. È stato un meraviglioso incontro con la comunità stamattina, poi Questa mattina un grande cerchio nel loro bosco sotto il tendone, e si vede che è proprio un'area che è sulla sacralità, ed è stato un cerchio di più di 2 ore con Mario di anche con musiche dedicate a noi, e poi nel pomeriggio un grande cerchio di celebrazione. Come ve la siete vissuta? Qualcuno che ci ha voglia di portare come è andato oggi pomeriggio? Dai, dai, vai. È stato un pomeriggio ricco e denso di emozioni, grandi condivisioni, di grandi sguardi, sorrisi, lacrime, abbracci, e tutto con il cuore, poche parole. Oh, evviva! E ci sta che sia con il cuore perché Avalon è anche una comunità dove il cuore conta molto. Per chi ha appunto questa domanda, ma Avalon che cos'è? Un'unità etica, ma come è distante dalle altre? Dai, diteci qualche cosa, che cos'è Avalon oggi? Accenna sulla storia. Chi ha voglia si prende il microfono, dice il proprio nome e iniziamo. Vai. Allora, per me Avalon è il tramite tra la vita selvaggia della montagna e la vita della città. Infatti, tanti passano di qua per poi magari spostarsi in montagna. È un po' un filtro, volendo vedere. Però un filtro bello, non è che non c'è esclusione, anzi, l'inclusione è uno dei nostri fondamenti, l'accoglienza e l'inclusione. Se vuoi passare Riccardo. Avalon è una scuola di vita, quindi io la sento un po' così, quando si arriva si cresce tanto, è piena di esperienze, di persone che passano, di specchi, di incontri, è come un viaggiare rimanendo a casa, passa tutto il mondo e quindi è un posto che adoro perché non adoro viaggiare nel mondo, ma viaggio stando a casa. Bravo. Una bella tale di vita, sono Alessia Luz e mi piace pensare che questo vivermi ad Avalon è più un viaggio, una sperimentazione dentro e fuori, dove proprio il fuori è lo specchio del dentro ed è un vivere, un viaggio dove si sta sempre in quinta, veramente intenso. Allora, mi ritorno un po' tutto quello detto. Per me Avalon è una grande tribù. Qui ad Avalon vivono bambini, sono nati più di 40 bambini qui ad Avalon. Vivono adolescenti, tra cui appunto anche il figlio di Mario, vivono persone tra i 40 e i 50, vivono anche persone più grandi. Quindi all'interno di Avalon si ricostruisce proprio una tribù a contatto con gli elementi, appunto con il fuoco, che comunque è quasi sempre presente, perché ancora cuciniamo con il fuoco, la sera accendiamo il fuoco, la celebrazione davanti al fuoco, l'acqua, l'aria, la terra,
e quindi cerchiamo un po' di mantenere questo contatto con il grande spirito, con la Pachamama, ed essere nutriti da questo contatto, ecco, attraverso i dei. E noi questo contatto l'abbiamo sentito fin da ieri sera quando siamo arrivati, poi c'è stato il cerchio attorno al fuoco con le musiche che è andata avanti e si è fuso con la notte sostanzialmente. Per noi è veramente bellissimo essere qui come ultima tappa di questo cammino. Sentiamo che, come ci hanno detto questa mattina in cerchio, in qualche modo abbiamo portato le informazioni e l'eco di tutte le comunità che abbiamo visitato lungo questo percorso. Informazioni, saluti, solidarietà, postini tra le comunità. Fantastico. Per cui siamo contenti di aver finito qua e abbiamo voglia di tornare con un prossimo cammino, forse in ottobre, vedremo. Sì. C'è anche venuta l'idea. C'è anche venuta l'idea di partire, di fare il giro al contrario, cioè per cui di avervi come prima tappa e poi come ultima tappa Merapi, perché no? Sì, fantastico. C'è la musica che arriva in sincronicità. Ringraziamo Rive come patrocinante di questo cammino tra gli ecovillaggi e le comunità, i media partner che sono Terra Nuova, Italia che cambia. E grazie a tutti e a tutte quelle che hanno seguito le nostre avventure, grazie alle comunità che ci hanno. Grazie a voi. Evviva! Grazie.